cacci su. Su, 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 quattro femmine cacci su. Cine quattro maritate, non vedo si dare stata aspettate. Cine quattro picciottette, parano proprio cassapette. E siamo qui con un trio di campionesse, lo possiamo dire, vogliamo presentarle, Paolo? Io sono un istruttore di lotta libera, il mio nome è Rubino Francesco Paolo. Lei è la campionessa italiana dei 65 di quest'anno, della lotta femminile di quest'anno, del 2022. Lei è la campionessa italiana del 2020, categoria 40 kg, sempre lotta femminile, e lei mi è arrivata terza a questi campionati italiani del 2022, sempre di lotta femminile, alla 73 kg. Ecco. Questi ragazzi mi sono arrivati tramite un progetto scuola che abbiamo avviato un paio di anni fa, e adesso loro partecipano agli Under 17, ma quando ho iniziato a insegnare la lotta avevano 12 anni, quindi erano piccolissime. Posso dire che da bambine adesso sono diventate delle adolescenti, e quindi nel loro percorso ho avuto il piacere e il privilegio di trasmettergli la mia esperienza. Anche io a suo tempo sono stato un lottatore, a suo tempo ho vinto i miei titoli italiani, ho avuto il privilegio di partecipare a due campionati del mondo, uno cadetto e uno speranza, anche se ora questa categoria, le speranze, non esiste più. Adesso si passa da under 17, che erano i vecchi cadetti, agli under 21, agli junior. Sì. Senti, vogliamo chiedere a lei, alla fine, quando sei arrivato all'ultimo, diciamo, incontro, ecco, che cosa hai pensato? Vinco, ce la faccio? No, io per me perdevo. Per te perdevo. Io sì. Però poi, continuando, nel minuto in cui la lotta ti faceva vedere che tu potevi vincere, che cosa ti sei sentita? Hai detto questa volta forse ce la faccio? No, proprio all'inizio non l'avevo capito. Cioè, non ti eri resa conto? Per il momento non l'avevo capito che avevo vinto. Ah, non l'avevi neanche capito. Spesso anche i lottatori che arrivano in finale hanno paura non solo di perdere, ma anche di vincere, perché fa parte dell'essere umano avere paura, certo, anche di vincere, però certo, noi dobbiamo avere la forza di vincere, perché certo, sostanzialmente è quello che vogliamo. Certo, se lottiamo, andiamo in gara, è indubbiamente farlo per vincere. Senti, e invece quando hai scoperto che hai vinto, per te è una gioia, perché in fondo era avere la possibilità di aver ripagato tutto l'impegno che hai messo. Senti, e come hai iniziato? Perché hai iniziato a fare la lotta? Una curiosità mia. No, ho detto a me che avevo iniziato con un progetto che hanno fatto a sì, scuola. Ci avevo messo tanto per provare. Ma alla fine siamo rimaste. Ecco, siete rimaste e poi i risultati stanno pagando. Pensi di poter continuare ancora e quindi poter magari un giorno andare come lui ai campionati del mondo? Certo. Io gli auguro almeno questo sì. È il sogno di ogni atleta. Assolutamente sì, assolutamente. Che con la nostra federazione, la FICILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, si può avverare il sogno olimpico che ogni atleta desidera. Assolutamente sì. Senti, c'hai un colpo particolare che preferisci, che ti caratterizza? Allora, il mio colpo in pratica, però in questa gara non l'ho fatta, è l'ancata, la mia. Però in questa gara non l'ho fatto perché a me me la conoscono tutti. Vabbè. Perché praticamente siccome tutti gli avversari sapevano che lei aveva questo colpo, io gliel'ho proibito, ho fatto di tutto perché lei non la facesse. Certo. Il compito di noi allenatori è quello di vedere gli errori sia dei nostri atleti che quelli degli avversari. Certo. Per poterli mettere in condizioni di vittoria. Quindi speriamo che allora nella prossima volta lo può fare e vincere più facilmente. Sì, sicuramente. Bene, invece ecco, raccontaci com'è stata la tua esperienza a ritrovarti a gareggiare per un titolo che poi alla fine scopri che è tuo. È stata una bella esperienza, non me l'aspettavo.
Senti, tu hai iniziato pure con questo progetto. Sì, abbiamo iniziato insieme. Sì, e, dico, e come mai, dico, anche questo lo chiedo pure a te, dico, proprio la lotta, ti è piaciuto, dico, di poter fare come sport tuo? Perché riuscivi a esprimerti, perché scaricavi magari Lei è una ragazza molto timida, in verità. Allora la lotta gli permette, ecco, di controllare il carattere, ti permette di avere quel, come si dice, quel self-control, certo, che devi avere, perché devi, certo, devi magari anche un soggetto nervoso, però devi, nel suo caso lei è calma, però deve imparare a essere più irruente. Esatto. Il soggetto nervoso deve imparare a stare più, più calmo. La lotta serve anche a questo. Certo. Nasce con l'uomo. Un equilibrio. E morirà con l'uomo. Certo, diciamo, certo. Si lotta per sopravvivere, sì, e dall'inizio dell'uomo. Non esiste una cosa per cui non si debba lottare per ottenerla. È vero. Senti, raggiunto questo traguardo, quale sogno c'hai? Come diceva lui, vincere le Olimpiadi? Vabbè, sì, mi auguro di continuare, di arrivare. E qua come ti trovi con il maestro e con tutti quelli? Beh, siete coccolate, vedo, sì, perché vi vengono a prendere, a lasciare. Sì. Quindi dico, siete in un ambiente che è bellissimo, quindi possiamo dire anche a chi non lo ha. Sì, una cosa importante del nostro sport è che non troverete mai i nostri ragazzi o le nostre ragazze seduti su una panchina a bullizzare degli altri, perché appunto finendo la scuola, perché loro vanno a scuola, certo, dopo i compiti vengono in palestra e sono impegnati fino a circa le 8 e mezza, poi rientrano a casa a finire i compiti che avevano lasciato in asso per poter fare l'allenamento, certo, quindi poi rientrano e stanno a casa, non vanno rompendo le scatole a chi per i fatti suoi in, certo, santa pace. Questa, bravo, è una cosa importante. Assolutamente sì. Tu sei arrivata invece terza, ecco, questa tua esperienza raccontacela, come l'hai vissuta, come ti sei sentita, allora, ti è rimasta anche rabbia per non aver potuto andare più avanti? Parlando personalmente, questa è stata la mia primissima gara, cioè, ah, ecco, sì, quindi allora, è già un successo. La lotta come loro da 4 anni, nello, sì, cioè dallo stesso loro periodo, però per motivi, per problemi di peso, non ho mai potuto partecipare a nessuna gara. C'è. Sono stata per diversi anni a comunque frequentare il judo, ho, sì, fatto una gara di judo nel 2018, sono arrivata campionessa regionale, però appunto per problemi di peso non ho mai potuto gareggiare. Dopo tanti sacrifici appunto sono riuscita a dimagrire, quasi perso 50 kg. Addirittura? Sì, e questa è stata una delle mie primissime gare. E quella è intanto una vittoria, sì, che sei dimagrita. Sì. Ecco, vedi, importante. Ovviamente punto sempre più in alto e spero di continuare questo sport, perché comunque è anche uno svincolo anche per sfogarsi magari a qualche problemino. Sì, ma è così, è uno sfogatoio in fondo, sì, uno cerca di trovare nello sport qualcosa che ti libera. Una cosa che usi come uno sfogo personale. Certo. Oltre che un confrontarsi con se stessi, dico io. Che io quando facevo corsa a ostacoli, ho fatto i campionati italiani, sono arrivato terzo, guarda, pure come a te. Dico, per me però è come se avessi vinto quella gara, perché c'erano due molto più forti di me, quindi non li avrei potuti battere. Quindi comunque è sempre un bellissimo risultato. E poi, come diceva bene Paolo, spesso dico, lo sport toglie le persone. Loro il loro strada. Primo combattimento lo fanno con la bilancia, perché come la maggior parte degli sport, sì, è a categoria di età e di peso, sì, quindi il loro primo combattimento è come quello, tutti gli, sì, atleti, sì, sì, è con la bilancia, anche se noi più di quel chiletto e mezzo non li facciamo dimagrire, certo, perché ne siamo contrari, certo, perché i cali di pesi drastici in breve termine non fanno bene, bruttissime, sì, quindi chiunque chiede ai propri atleti di calare 4, 5, 10 kg, certo, è perché non vuole bene alla vostra salute e non ha rispetto per voi. Certo. Senti, un'altra cosa, tutte loro praticano sia la lotta che il judo. Sì, ah, ecco. Io insegno soltanto la lotta, abbiamo un altro, sì, insegnante per il judo, il maestro Antonio Romeo, che non è qui presente oggi, però è il loro insegnante di judo. Ecco, una domanda al volo allora, judo e lotta, quale preferite? Lotta. Tutte e tre lotta, logicamente. Però io pure con il judo, cioè, mi piace. Ti trovi, sì, bene, sì, diciamo, e sono delle
diciamo, vecchie. Una cosa altra importante è che tutti noi siamo abilitati secondo lo SNAC del CONI, quindi siamo certificati, certo, che chiunque sale su una materassina o chiunque insegna, certo, è obbligato ad avere dei requisiti, certo, certo, per legge. Questo è importante, che molti si spacciano per maestri, pseudistruttori, sì, e poi non hanno nessun titolo. Diffidiamo anche perché da quelli che fanno male, non, certo, li paga nessuno. Certo, certo, certo. Noi sappiamo, e ora magari lo faremo vedere mentre stiamo parlando, quanti titoli dico hai tu per poter esercitare, le varie qualifiche per le qualifiche, cose che, tu, esatto, che anche a livello internazionale, sì, anche a livello internazionale, a livello internazionale. Da poco ho conseguito il primo livello di insegnante internazionale United World Wrestling. E allora speriamo, i livelli sono tre, certo, certo, dico, possiamo dire che speriamo di vederti. Speriamo di trionfare, però con magari sia convocato anche io in nazionale come allenatore. Esatto, e che magari una di loro ti regali. Lei è stata convocata in nazionale per partecipare agli europei che si svolgeranno prossimamente. Ah, ecco, quindi diciamo già c'è un primo segnale di attenzione, sì, sì, esatto. Benissimo, allora in bocca al lupo non solo nella vostra vita, ma speriamo nel mondo sportivo, e speriamo di rincontrarci con un altro titolo magari ancora più importante per te, anche quello italiano, per loro magari. Oltre loro quell'Europa, abbiamo anche altri, certo, questi li stiamo presentando, certo, sono quelli che al momento hanno ottenuto dei risultati particolari, risultati, certo, è giusto elogiarli, certo. Complimenti allora a voi, e speriamo di rincontrarci con altri nuovi titoli. Grazie. Un attimo che faccio arrivare, sì, altri che sono qui presenti. Sì, ecco, ce li presenti. Santi. Allora, presentaci, sì. Presentami intanto a partire dall'ultimo. Sì, sì. E allora, l'ultimo dall'ultimo. Allora, si presentano Francesco Matteo Talluto, sì, Angelo Martino, Fabiana Pirrello, che è la sorella di Marta Pirrello, lei è Martina Bravo, Rosalia, certo, Mutolo e Rubino Francesco Paolo. Benissimo. Il loro insegnante tecnico. Ecco, loro tre, quando li vedremo prossimamente, si impegnano. Come si dice, con il tempo. Con il primo, cioè, poi prima otterranno anche loro i risultati. Benissimo. Lui ora, scusami, lui la prossima settimana deve fare i campionati italiani under 15, Talluto. Parteciperà ai campionati italiani. Bene, allora chiudiamo con un augurio da parte nostro, ma anche di tutti gli altri, di vederti trionfare in questa categoria. Grazie. Grazie a te. Grazie a tutti. Una buona serata e grazie.